Il mio compito in azienda è quello di, oltre a studiare i prototipi, dimensioni, forme, la cura del disegno, è quello di cercare di far comprendere al cliente il suo sogno. Io tramite la grafica, tramite lo schizzo, la prospettiva, gli devo far capire come diventerà ciò che lui sta desiderando e devo fargli anche intuire le possibilità di decoro che ci sono. Per quanto riguarda il processo decorativo, comincio con la pittura vera e propria e con le relative mescolanze di colori che a volte sono standard di catalogo già decise preventivamente e a volte invece sono inviate dal cliente per mezzo di stoffe e tendaggi vari. Per anticare bene un mobile bisogna conoscere bene il lavoro del restauratore. Ecco che anticare è il lavoro esattamente contrario a quello di un restauro. La decorazione non è prettamente pittorica, a volte, anzi molte volte viene richiesta appunto la decorazione cosiddetta raised gesso, che è come veniva nominata nel Rinascimento, decorazione a pastiglia. Questa stesura di gesso liquido sulla superficie del mobile dà un tono tridimensionale che si può definire in ambito artistico basso rilievo e quindi la figura, la decorazione sul mobile prende vita. La cattura viene fatta con diversi tipi di vernici a seconda dell'uso a cui verrà sottoposto il mobile, a seconda dei colori, a seconda dell'epoca che si vuole andare a imitare.